Tante scarpe rosse, allineate per ricordare tutte le donne che non ci sono più perché il loro uomo aveva deciso di annullare la loro esistenza. È stata accolta così a Bari Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, ospite principale del convegno organizzato dalla CGIL Bari nelle sale dell'archivio di Stato del capoluogo pugliese, per parlare del lavoro femminile e di come un posto di lavoro può spesso riscattare, e in alcuni casi addirittura salvare, la vita di tante donne. Prendersi carico delle vittime non vuol dire solo determinare i processi penali e le punizioni, ma vuol dire soprattutto poter determinare per le donne una condizione di vita libera, e la prima caratteristica per una vita libera è poter avere un lavoro, poter avere una propria autonomia, poter dedicarsi ai propri progetti. Esattamente per questo che poi diciamo il lavoro salva, perché è il dare una prospettiva, non semplicemente impedire che si venga violentate o ammazzate. Si parla di stalking, una parola purtroppo molto di moda in questi anni, ma anche di quel sottile condizionamento psicologico che vuole la donna in casa e l'uomo al lavoro, pesantemente aggravato dal clima di crisi economica. La violenza, la molestia, l'insulto appartiene a una cultura che non vuole ancora morire, che è la cultura della prevaricazione, di un maschilismo, di un macismo che in qualche maniera è un ostacolo alla modernizzazione, all'incivilimento del nostro paese. E allora il diritto di una donna a essere libera nei propri atteggiamenti, a non essere molestata, il suo diritto a entrare nel mondo del lavoro, a poter scalare, diciamo, i vertici di qualunque tipo di sistema, è veramente una bandiera troppo importante.